proprio come temevo. Londra è perduta. Ho scritto 3 volte implorando aiuto. 3 volte ho ricevuto solo silenzio. Ma scrivo ancora. Perché sono disperato e non ho alternative. La città di Londra ha bisogno di voi. Mi dirai che è un rischio enorme, che non è tempo di agire. Mi consiglierai pazienza. Ma mentre indugiamo, i Templari diventano più forti. Il loro Gran Maestro è così spietato e abile da far impallidire niente meno che il fu Reginald Birch. Si chiama Crawford Starrick e intende controllare il mondo. Tira i fili di ogni strato della società. Nessuna industria sfugge alla stretta della sua morsa. Di giorno operano i suoi mercanti corrotti e politici senza scrupoli. Di notte, una banda pericolosa nota come Blighters semina il terrore tra gli abitanti. Il suo veleno contamina ogni affare e sfrutta tutti, o con l'inganno o con la forza. Ho paura che il nostro nemico voglia arrivare ben più in alto. E così, a ben vedere, e lo dico con orrore, posso riassumere le mire di Crawford Starrick in un motto: ai regni e ai continenti ancora liberi, ancora per poco, perché lui sa bene, come ho scritto più e più volte, che chi controlla Londra controlla il mondo. Il ferro parte da qui. Il templare che lo gestisce è Rupert Ferris, nostro primo bersaglio. Il secondo è Sir David Brewster. Ha per le mani qualcosa che potrebbe farci perdere la guerra. Voi pensate di farcela? Che domande. Oh, giusto. Chiedo scusa. Signore e signori, i temibili gemelli Fry. Solo questa sera al Covent Garden. George, sul serio, ho studiato la pianta del laboratorio e conosco ogni uscita. E io ho tutto ciò che mi serve, proprio qui. Porgerò i tuoi saluti a Ferris. A più tardi, George, il treno ci chiama. Jacob! Vivi! Incredibili guidi! Vagabondi! Pover'uomo, vive nella paura. Sono stati anni duri. Vivi, Fry, questa da dove ti viene? Piantala subito, Jacob. Divertiti. Non morire. Ancora intende continuare. Sta disturbando gli altri operai. Fatelo tacere e aggiustate quella macchina. Voglio dell'audano per il mal di testa. Arrivo subito. Bene, allora, eccoci qua finalmente su Assassin's Creed Syndicate. Io sono bandito 1980, ovviamente. E finalmente si gioca a Final Fantasy. Ad Assassin's Creed. Allora, dobbiamo accoppare questi due tipi. Prima dobbiamo accoppare sto Rupert e poi quell'altro. Raggiungi Ferris. Vediamo un po' se
R2 per la corsa acrobatica. Ovviamente la croce per saltare. Vediamo. Ah, ne dobbiamo lasciare votare 3. Mamma mia, che veloce che è! Trasporto. Dove possiamo, dove li possiamo buttare questi? Ah, trasporto soltanto così. Ah, ok. Buttiamo qua. Per bene. Allora.
Sì, qua sono i classici comandi. Bella scalata. Qua adesso mi lascia andare su. Ah, ok. Allora, R2 più... allora, più la corsa. Più 0 per la corsa. Ah, ok. Allora. Allora, si allargano, diventano aggressivi e ti attaccano. Cioè giallo diventa rosso. Trovo un riparo per seminare i nemici, ti cercheranno nell'ultima posizione nota. Furtività, sentite fuori con semplificare il diagonale e ti muovi più rapidamente. Mostra i nemici sopra e sotto di te. Da un riparo tieni premuto L2 per mirare o R3 per lanciare coltelli. Allora, L2 per mirare, R2 per lanciare, ok. Sono vietate, le guardie reagiscono appena ti vedono. Ok, allora fammi vedere, qua c'è solo questo. L3 per l'occhio dell'aquila, vediamo. Qui c'è solo questo. Ok. Allora, non ca... vabbè, non volevo che cadesse giù proprio, vabbè. No, volevo... ma sotto c'è qualcuno? No, volevo recuperare i coltelli almeno. Va bene, dai, ve lo sposto. No, ve lo metto. Non c'è la fornace da buttare giù. Beh, in realtà c'è la fornace là. Lo mandiamo a cremare. Vediamo un po'. Aspetta, vediamo se c'è qualcuno qua davanti. No, ok. Ah no, qui è per... non ci sono le fornaci qua. Allora lo lasciamo qua, sotto sto banco. Ecco. Allora, noi possiamo andare su qua. Ah, aspetta, vediamo se c'è qualcuno sopra. No, ma non c'è nessuno qua in questa zona.
Ma che mi dà tanto spazio di manovra. Devo passare di là, quindi devo andare là sotto, quindi vediamo un po' se c'è qualcuno. No, boh. Salta. In effetti qua è venuto un po' troppo in vista. Lo buttiamo qua dietro. To qua. Ah no, lo volevo buttare là io. diventava polpette. Sopra là, però devo passare. Di qua. Chi è che mi vede? Non c'è nessuno. Ah, c'è una di là. Vabbè. Raggiungi. Ah, ok. Andiamo qua dentro. Bene. Sì, sì, dai, te lo sporto, se no te stanotte non dormi. Allora, lo buttiamo qua. Guarda, c'è qua anche... Ecco. Allora. Ah. Ah, è per i treni. Finito. Credi di aver ottenuto, ragazzo? Hai allentato un bullone della macchina di Starrick. Un grande bullone. Ma non basta. Il Gran Maestro cadrà. Voi assassini potete anche accerchiare Londra interamente. Ma la macchina che noi abbiamo creato opera da centinaia di anni. E durerà per millenni. La macchina è la città stessa. Noi vi strapperemo Londra dalle mani. Da Croydon. Vivete nell'ombra, come codardi. Io ne dubito.
Non mi piace che fa vedere come se sia, se fosse ancora vivo e non moribondo. Era meglio quando succedeva l'uccisione tipo in Assassin's Creed 2, era là moribondo e ti raccontava le robe. Invece qua sembra che fosse, fosse ancora vivo, ti stia parlando da vivo, insomma, e non moribondo. Fuggi sul treno. Ma e qua non mi dà niente. Un tesoro, qualcosa, un'arma. Questa? Tranquilla, non è successo niente. Lasciato la zona vietata, quindi possiamo anche tornare. Ho sbagliato. Vi questi? Non è amico su un binario moto, spero. Salta! Bravo. Bene, questa era una fermata imprevista. Arrampicati in giù. Lascia. Guardate, questa non me la sarei aspettata. Raggiungi un posto sicuro. Ma dici che posso saltare da qua? Ah sì, ma... per forza fa sotto, insomma. La prossima volta andrò a piedi.
Ecco. Una chiave tra gli ingranaggi completata. Allora, 2000 di esperienza, 1000 di soldi, cintura d'iniziato. Ottimo.